Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Il Libro del Mese. Il libro che vogliamo presentare questa volta non è proprio una novità, la prima edizione del 1994. Si tratta di I racconti evangelici della passione di Bruno Maggioni. L'autore non ha bisogno di presentazione. Abbiamo qui oggi Arcangelo Bagni, responsabile del settore apostolato biblico dell'ufficio catechesi della diocesi. Ecco Arcangelo, questo titolo viene già pubblicizzato sulla fascetta, ha un record di 10.000 copie vendute. Una cosa non da poco. Credo, e ti ringrazio per la domanda, o per l'osservazione, che aver visto in libreria nella edizione del 2019, seconda edizione rinnovata, con una intelligente e profonda presentazione del lavoro a cura di Don Marco Cairoli, aver visto un volume con 10.000 copie in ambito cosiddetto religioso mi ha sorpreso da una parte, perché raramente ho visto etichette di questo tipo. Dall'altra, avendo conosciuto a fondo Don Bruno Maggioni, non mi sorprende e sono convinto che le 10.000 copie siano già oltre. Quindi attesta la validità del libro e conferma che i lettori, in questa rinnovata lettura dei racconti della Passione, si ritrovano e ne traggono un vantaggio. Quale metodo emerge nel trattare l'argomento? Ecco, il discorso del metodo è quello che a mio parere caratterizza questo volume, e il metodo è anche ciò che viene sottolineato da Don Cairoli nella presentazione, quale dice che l'attenzione metodologica che l'autore ha è quella di essere attento al testo, meglio ancora di far parlare il testo. Cosa rara secondo me oggi, perché molto spesso si prende, no, un testo biblico e prima di ascoltarlo gli si comincia a far dire cose che nel testo probabilmente non ci sono. Sono più forse nella nostra testa che nel libro. Quello che colpisce, avendolo letto, riletto, è proprio questo invitare il lettore a scoprire cose profonde nel testo, che è lì. Bisogna saperlo interrogare, bisogna sapere dialogare col testo. Per cui è sì un commento, ma un commento che cerca di dare il più possibile spazio, anzi, che parte dal testo dopo averlo fatto parlare. E alcune intuizioni che Don Maggioni nella prima edizione evidenziava, io le ho ritrovate in tanti studi, ma in studi che magari dedicavano 100 pagine a lavorare, poi dice: dopo questo lavoro che abbiamo fatto, che si può dire che il testo dice? Quello che eventuali autori fanno in 100 pagine per arrivare a dire, Don Maggioni, il lavoro che ha fatto personalmente, fa parlare il testo, cosa a mio parere meravigliosa. Parla il testo, non i commenti. E credo che un testo così, un libro così, meglio ancora, dovrebbe essere nelle mani di chiunque, perché è leggibile, richiede un minimo di attenzione. Ma quale libro oggi non richiede attenzione? Un lavoro così di sintesi lascia spazio a qualche sorpresa? Beh, direi che la sorpresa di fondo quando leggi queste pagine è che ti accorgi che l'idea che hai di Dio per la testa, l'idea, le rappresentazioni che ti sei fatto di Dio, forse non sono proprio quelle evangeliche. E soprattutto affrontando i racconti della Passione, che potremmo dire che è il cuore del Vangelo. E sono quattro racconti che l'autore rivisita dando alcuni input, tra i quali io ricordo due che ritengo veramente suggestivi.
dal racconto quale immagine di Dio risulta. È un Dio che paradossalmente vince perdendo, è un Dio che risuscita morendo e che ti indica uno stile di vita, un modo di vivere. E beh, allora questo cambia tutto. La seconda è che il Nazareno che si avvia verso la croce, si avvia verso la croce. Non dobbiamo prendere la croce come un nonostante, perché poi tanto arriva la risurrezione e cambia le carte in tavola. No, no, la risurrezione, c'è un altro libro del Maggioni sui racconti della risurrezione, i racconti della risurrezione dicevano, mi attestano che quel vissuto che lentamente porta alla crocifissione, quindi le parole che ha detto il Dio che il Nazareno ha presentato ai suoi uditori, è il Dio per cui vale la pena di vivere. E questo credo che sia un altro aspetto molto, molto interessante. Quindi un libro che non è valido solo per lo studio, ma che in qualche modo tocca la vita, in qualche modo coinvolge. Coinvolge e ti fa vedere che è proprio ascoltando un testo che tu diventi interlocutore del testo e il testo ti mette in discussione, perché abbiamo tutta una rappresentazione, ad esempio, della passione, a mio modesto parere, davvero tutta sovraccarica di incrostazioni che valgono, però sanno tanto di una pietà popolare che rispetto, ma un po' direi che varrebbe la pena discostare, togliere via, perché c'è tutto un dolorificio attorno al racconto, ai racconti della passione, che non mi sembrano molto evangelici. Nazareno che si avvia a Gerusalemme è un uomo lucido, è un uomo che sa che cosa fa, sa di aver presentato il volto del Padre e sa che questa presentazione di un Dio che ama, di un Dio che perdona, di un Dio che vuole stare con gli ultimi, urta un certo mondo teologico. Lo urtava allora, mi chiedo se non lo urti anche ancora oggi, perché ti sconquassi in tutto un certo universo religioso e teologico. Tanti libri parlano di Dio, credo che i testi che di più parlano di chi è il Nazareno che va in croce sono i racconti della passione, che vanno ascoltati, direi che vanno proprio centellinati, che è come un liquore, se lo butti giù in una sorsa solo ti rovina lo stomaco, se lo gusti un po' per volta ti lubrifica, diciamo così, ti rimette in gioco. Così penso che siano questi testi, che a me più li leggo più parlano, conferma del metodo che leggi, ascolti e poi nelle stagioni della vita ti parlano diversamente. Questa è un'altra novità, ma vale per ogni libro, non solo per i Vangeli, non c'è una lettura standard. E oserei dire che l'intuizione di fondo che a me personalmente ha, direi, colpito e mi ha invitato a riflettere parecchio, è proprio l'intuizione del libro, che il crocifisso non è il perdente, ma è colui che, essendo crocifisso, rimanendo sulla croce, nonostante le sfide di chi era sotto, ci presenta un volto di Dio che indica una strada. È vero che l'amore reciproco è una via da seguire, ci mancherebbe, ma l'amore reciproco, se è tale, deve arrivare alla gratuità. Non per nulla leggiamo nei Vangeli, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quel come rimanda alla gratuità ultima della croce. È il volto sorprendente di un Dio che rimane crocifisso perché ama. Certo, il Padre poi no, lo risorgerà, ma contempliamo il crocifisso e da lì rivisitiamo il nostro bagaglio religioso. È da contemplare e in qualche maniera da rimanere lì. Una curiosità. Il libro presenta i singoli episodi della Passione, uno per uno, attraverso i singoli Vangeli.
C'è un Vangelo, uno dei quattro Vangeli, che ti è particolarmente congeniale, che ti tocca particolarmente? Ma il Vangelo, tutti e quattro sono racconti, anche a livello letterario, sono dei capolavori, a mio modesto parere. Però direi quello che come trafila, come narrazione che mi prende davvero è il racconto di Marco. Dove vedi fin dal capitolo terzo, no, che gli avversari si fanno avanti, cercano di prenderlo per farlo morire. Qual è il fascino della storia? Nonostante tutto, Gesù va avanti, perdona, dialoga con i lontani, è a mensa con quelli con i quali mai il mondo religioso di allora avrebbe avuto l'immaginazione di poter mettersi a tavola con loro. Bene, li vedi e a tavola Gesù compie i gesti più significativi. Una donna lo unge, un'altra persona peccatore lo interpella e poi andiamo avanti fino ad arrivare quando Pietro dice: sì, la tua via, la tua strada è quella che porta a Gerusalemme, ma tu non devi andare in croce. E Gesù, guardando gli altri, dice: Pietro, anzi Satana, dietro di me, tu sei discepolo, la strada la percorro io. E lentamente arriva alla crocifissione, quel grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Grido che sappiamo che è domanda, e il Salmo 22 dà anche una risposta alla fine: comunque di te mi fido. Però il bello nel racconto di Marco è che la domanda, che è vera domanda, sta assieme al mi fido di te. Dio mio perché mi fido di te? Credo che sarà anche l'esperienza nostra nel momento ultimo. Poi c'è, direi, un altro volumetto sempre del Don Maggioni, che forse per aiutare anche il lettore, poiché in questo testo i racconti evangelici della Passione prende i vari momenti e li legge alla luce, no, delle varie sequenze di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, per venire incontro al lettore. Qui nei racconti della Passione e della Resurrezione, ad esempio di Luca, Vangelo di quest'anno, ha raccolto quello che nel volume, no, sequenza per sequenza ha presentato, ne ha fatto un racconto unico. Credo che se un lettore vuole, ad esempio, seguire davvero la Passione secondo Luca, trovi in questo volume, sempre edito dalla Cittadella, il racconto intero, cioè non trova prima Marco, poi, ma la trafila intera di Luca. È un volume che anche questo io consiglio vivamente, perché hai la narrazione intera, per cui passo dopo passo, sequenza dopo sequenza, la vedi come un tutt'uno. Questo ti facilita, perché frazionare il racconto della Passione serve molto per capire che cosa Marco dice, che cosa Luca dice. Però è anche vero che occorre una mente un po' allenata del presente. Questo invece permette, a mio parere, di arrivare ad avere la lettura continuata, che è un volumetto e riproduce pari pari il testo, lo dice l'autore nella presentazione. Quindi una lettura agevole, consigliabile per tutti per la Quaresima. Questo direi che dovrebbe essere il volume che accompagna chi vuol davvero far Quaresima, e se legge attentamente, riflette attentamente, imparerà anche a far Quaresima diversamente. Non è tanto una piccola rinuncia, ma è un modo, una rinuncia, un certo modo di Dio, di pensare a Dio, che ti porta a vivere diversamente. E quest'altro volume invece è, direi, più consistente, però ha il vantaggio di avere i quattro racconti in un volume unico, seppur frazionati. Questo invece ti dà il percorso intero secondo Luca. Credo sia stato edito anche quello secondo Matteo, per cui a nessuno è fatto divieto di leggere il racconto anche nella sua unitarietà a livello letterario. Grazie ad Arcangelo per la tua introduzione. E buona lettura a chi riterrà opportuno leggere. Il mio invito è: leggere non è mai tempo perso, anche sul versante religioso. Arrivederci ad una nuova puntata di Il Libro del Mese.